buongiorno. In questo momento di difficoltà e di emergenza voglio presentarvi un breve tutorial sulla spiegazione di una Jeep Renegade per agevolarvi nel vostro utilizzo quotidiano. Iniziamo dall'esterno. Questa macchina presa in esame ha l'apertura con telecomando, un classico telecomando, apri e chiudi. Poi, entrando dentro la vettura, troviamo subito sulla pulsantiera della porta i comandi dei quattro vetri elettrici con il blocca vetro posteriore e blocca porto e il comando elettrico degli specchietti esterni. Ancora abbiamo sulla parte cruscotto alla sinistra del volante il comando delle luci con l'accensione delle luci di posizione, poi abbiamo l'accensione delle luci anabbaglianti e gli abbaglianti con la classica leva spingendola in avanti, ritornando indietro si tolgono i fari abbaglianti. Abbiamo anche il comando dei fin di nebbia e dei retronebbia e la posizione dei fari, il cosiddetto assetto fari. Se la macchina la caricate un po' di più tende ad alzarsi, per cui potete abbassare i fari in base al carico che porta. Ancora qui abbiamo la rotellina per l'illuminazione dei quattro strumenti, più luminoso o meno luminoso in base a come vi necessita. Se ci spostiamo sulla parte del volante troviamo i comandi per il quattro strumenti, che sono questi. E il quattro strumenti è formato da pagine e sottopagine, con le frecce su e giù scorriamo le pagine, con destra e sinistra le sottopagine. Vi faccio vedere qualcosettina. Allora, scorrendo giù, andiamo subito in pagina 2, che è le informazioni veicolo, prima sottopagina sensore pressione pneumatici, abbiamo poi temperatura del liquido radiatore, ancora a destra temperatura dell'olio, ancora a destra carica della batteria, rifornimento DEF, cosiddetto AdBlue, e ancora a destra vi segnala quando dovete fare la prima manutenzione fra un anno o 20.000 km. Scorrendo a pagina terza abbiamo Drive Assistant, un assistente alla guida, poi informazioni sul carburante e un trip computer, pagina 6 informazioni sulla radio, pagina 7 avvisi se succede qualche problema alla macchina, una spia anomala, qui potete avere una prediagnosi di quello che è successo, pagina 8 le impostazioni del display, vi regolate le vostre preferenze, temperatura, data e orario. E pagina 9 le impostazioni del veicolo, che poi vedremo successivamente all'interno dell'infotainment, che è un po' più semplice. L'unica cosa che vi faccio vedere qui è la disattivazione dell'airbag passeggero, perché si può fare solo da questa pagina e non dall'infotainment. Come si fa? Premere ok, come dice il quadro, si va a sicurezza, l'airbag passeggero è la prima pagina, on è attivo, off è disattivo, basta confermare e si disattiva. Allora, continuando sul menu, sul volante, abbiamo i comandi per il via voce Bluetooth, che poi vi faccio vedere quando vi spiegherò l'infotainment. Invece dalla parte destra abbiamo i comandi per il cruise control adattivo e limitatore di velocità. Cruise control adattivo è quello che adatta automaticamente, grazie al radar posizionato anteriormente alla vettura, adatta la velocità della vostra vettura in base a quella che avete avanti viaggiando in autostrada. Troviamo il comando di tergicristallo, semplicemente ruotando qui abbiamo il tergicristallo anteriore e il tergicristallo posteriore con doppia velocità. Se ci spostiamo verso la parte centrale della vettura abbiamo i comandi per il climatizzatore, si accende e si spegne, sono quelli manuali, con accensione aria condizionata, riciclo dell'aria, circuito aperto, circuito chiuso, comandi delle temperature, lato guida e passeggero, sbrinamento, parabrezza e lunotto e posizione dell'aria e velocità alla ventola ruotando la manopola. Salendo su abbiamo la pulsantiera con le quattro frecce, la disattivazione dei sensori di parcheggio se non volete usarli, disattivazione del line sensor o attivazione, che sarebbe il controllo, cosiddetto controllo di corsia, vi legge la striscia bianca della strada e questo sistema funziona sia in maniera attiva che in maniera passiva, che significa che vi avvisa con un bip sonoro all'interno della vettura, ma
vi corregge anche leggermente la vettura con degli impulsi che poi potrete notare sul volante, vi mette sempre al centro della corsia. Andiamo a vedere l'infotainment, si accende e si spegne, il classico on off. Qui abbiamo un 7 pollici, troviamo in prima, qui ci sono tutte le, diciamo, i comandi radio, quindi con ricezione AM, FM e DAB, quindi digital audio, media, perché naturalmente la vettura non è dotata più del lettore CD, per apportare la musica si può fare solo tramite dispositivo Bluetooth o USB, quindi se andiamo su USB possiamo inserire sulla, qui abbiamo l'ingresso USB o anche un'uscita AUX e portiamo musica alla, alla radio. Il comando del climatizzatore, come ho fatto vedere prima, oltre a quelli manuali abbiamo anche questo, diciamo, digitale con i comandi touch, posizione dell'aria, temperatura e vari comandi, accensione climatizzatore, spegnimento, varie funzioni automatiche. Poi abbiamo la posizione, naturalmente il clima è un bizona, ma se utilizziamo la funzione Sync attivata resta un monozona, disattivata ognuno si può decidere la temperatura tra guidatore e passeggero. Andando avanti, app, è un, diciamo, sintetizza un po' di app, app dell'infotainment, tra cui faccio riferimento alla principale funzione, quella dell'Apple CarPlay o Android Auto, sistema che basta collegare il proprio telefono con cavetto USB alla vettura e se si possiede un iPhone il CarPlay è già incorporato, vi consente di visualizzare le app del proprio smartphone all'interno del schermo della radio. Se possedete un Android bisogna scaricare l'applicazione Android Auto e la funzione è simile. Telefono, che sarebbe il classico collegamento Bluetooth via voce, basta per registrare un nuovo telefono basta cliccare ok o sì sul schermo della radio, vi compare un PIN, ricerca dispositivo col proprio smartphone e vi associa automaticamente il telefono alla vettura. Da quel momento sarete connessi, avrete, diciamo, una principale maschera che è questa con tutti i tasti che saranno poi visibili, come compone l'ultima chiamata, avrete la rubrica, le chiamate recenti, se volete comporre un numero che non avete e quant'altro. La prima cosa che succede quando si collega al telefono, vi scarica la rubrica nella radio, che cosa serve? Per far sì che possiate utilizzare il cosiddetto comando vocale al volante, che è questo qui, e serve appunto per dare un comando di chiamata direttamente alla radio senza digitare il numero dal proprio telefono. Per rispondere a una chiamata basta la cornetta verde, come sempre, per rifiutarla o chiudere la cornetta rossa. Andiamo ancora a destra, poi è bussola, vi dà le indicazioni di dove vi trovate e impostazioni, che ritorniamo alla pagina 9, vi ho fatto vedere del quadro strumenti, dove abbiamo lingua, display e tutti i vari comandi modificabili in base alle proprie esigenze. Ed eccoci qua. Se ci posizioniamo alla parte centrale, qui ancora dietro alla leva del cambio, troviamo il pulsante per il freno a mano elettronico. Per toglierlo bisogna tenere il piede sul freno e pigiare giù il pulsante. Per rimetterlo basta semplicemente tirare su. A destra e a sinistra abbiamo il pulsante per disattivare o attivare lo start e stop. A destra abbiamo quello per attivare o disattivare l'ESP, controllo di stabilità vettura. Resterà sempre attivo, è consigliabile disattivarlo solo quando c'è pericolo di ghiaccio o neve. Questa vettura abbiamo anche un bracciolo che contiene un cassetto portaoggetti ed è scorrevole in base alla posizione del sedile. Se ci spostiamo ancora dalla parte esterna della vettura, vi faccio vedere il bagagliaio. Si apre con la classica maniglia sul portellone. Questo è il bagagliaio con i sedili che sono sdoppiati 40-60, abbattibili in base alle esigenze. Qui giù troviamo la ruota di scorta, in questo caso di dimensioni normali, quindi come tutte le altre quattro ruote. E vi faccio vedere il rifornimento. Eccoci qua.
abbiamo diciamo rifornimento rapido, non c'è più il tappo di apertura e chiusura, basta semplicemente prendere la pompa di gasolio e infilarla nel condotto di rifornimento. E la di blu, attenzione, è il nuovo additivo necessario per le vetture Euro 6 di Temp, il quale è un additivo che grazie alla combustione chimica con il gas di scarico del motore trasforma alcune molecole inquinanti in vapore acqueo. È importante avere sempre il rifornimento di blu perché è essenziale per la circolazione. Se si dovesse finire c'è il problema che la macchina alla prima occasione che la spegnete poi non vi riparte più. Non c'è problema perché non andate nel panico, la vettura vi avvisa quanto ci sono 1000 km di autonomia oltre al segnalatore che abbiamo visto nei quattro strumenti, per cui avete tutto il tempo poi per poterlo rifornire. Spero di essere stato chiaro e per qualsiasi ulteriore delucidazione potete consultare l'uso e manutenzione. Grazie mille e buona giornata.